Giocare con le parole, approfondirne il significato e conoscere le loro origini. E questo è il percorso seguito nel modulo di italiano del PON Competenze per lo sviluppo, obiettivo C, migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani, attivato dalla scuola secondaria di primo grado Materdona Moro. Il corso è stato, spero, coinvolgente, si è cercato di utilizzare le nuove tecnologie proprio per rendere il corso più avvincente, più insomma appunto interessante. Sì. Professoressa, da dove sono partiti questi ragazzi e soprattutto che tipo di lavoro hanno fatto? Allora, innanzitutto abbiamo cercato di capire cosa si aspettavano dal corso, quali fossero le loro aspettative, per cui da lì abbiamo cercato di motivare al massimo a 360 gradi e ricostruendo un po' le radici della nostra lingua italiana, l'etimologia di alcune parole, soprattutto di alcune parole, in modo che loro si rendessero conto di come quindi la lingua italiana innanzitutto sia uno strumento in continua evoluzione. E poi sia una lingua ricchissima, veramente una delle più importanti, insomma. Dopo queste 50 ore, ora questi ragazzi che cosa hanno assunto? Ma io spero la consapevolezza che migliorare la lingua italiana vuol dire comunicare meglio. E sapersi esprimere, quindi è stata un'occasione anche per fare amicizia tra di loro. Certo, tenga presente che comunque questi ragazzi appartengono alle 5 classi, alle 5 prime, per cui molti di loro non si conoscevano, quindi è stato anche un modo per socializzare, per vivere esperienze diverse. Professoressa, queste 50 ore come le avete cadenzate? Che tipo di lavoro avete fatto fare ai ragazzi? Allora, la modalità che si è seguita è quella dell'interazione. Si è superata un po' la solita lezione frontale e l'utilizzo della penna e della carta per utilizzare delle metodologie innovative che interessassero di più i ragazzi e che li coinvolgessero in maniera più attenta e più partecipe. E in particolare il progetto ha seguito tre momenti. C'è stato un momento di introduzione per sondare quale tipo di lessico utilizzassero i ragazzi. Ci siamo resi conto che il loro lessico era molto molto risicato e la conoscenza delle parole era proprio limitata a un numero proprio limitatissimo di vocaboli, per cui abbiamo cercato di migliorare la conoscenza del lessico di base arricchendolo con l'ascolto di canzoni, con la visualizzazione di alcuni video che potessero stimolarli alla conoscenza di nuovi vocaboli, e nella terza fase invece abbiamo fatto lavorare direttamente i ragazzi che con i vocaboli diciamo conosciuti e ormai che facevano parte del loro lessico hanno creato delle storie, quindi che li hanno stimolati appunto a leggere, imparare nuovi vocaboli e e essere curiosi insomma della lingua italiana. Come hanno accolto questa proposta i ragazzi? All'inizio erano abbastanza scettici perché sicuramente un ragazzo è più attratto da un PON di CDL, quindi informatica, o da un PON di carattere scientifico. L'italiano è sempre, diciamo, la bestia nera, però poi con il tempo ci siamo resi conto che forse perché la modalità era innovativa, forse perché le metodologie utilizzate erano diciamo nuove e interattive, appunto i ragazzi abbiamo avuto un buon feedback da parte dei ragazzi. I ragazzi si sono divertiti, hanno partecipato volentieri al progetto e fino alla fine insomma ci hanno dato buone soddisfazioni. Lei ha lasciato un consiglio a questi ragazzi per il proseguo del loro studio? Il consiglio è quello di non abbandonare mai la lettura. Loro lo sanno, la lettura è il sale della nostra vita, e soprattutto quello di essere sempre curiosi di sapere, e quello è la curiositas che poi è il sale del sapere, è quello che spero di aver inculcato, o meglio trasferito insomma in loro, credo insomma, e spero che sia accaduto così. Un manipolo di ragazzi di prima media provenienti dalle 5 sezioni del plesso Aldo Moro hanno seguito un percorso di approfondimento durato 50 ore in cui hanno avuto modo di raffinare il loro lessico e soprattutto stabilire nuovi rapporti di amicizia. Come ti chiami? Cristina. Che cosa avete fatto in queste 50 ore?
Abbiamo analizzato la lingua italiana. Eh sì, che cosa ti ricordi in particolare? Quando abbiamo giocato alla Limmo per fissare quello che abbiamo imparato. È stata una bella esperienza? Sì. Avete fatto amicizia ancora di più fra di voi? Sì. Questa sera che cosa presentate? Stasera presentiamo il lavoro che abbiamo realizzato. Ce lo puoi descrivere? Abbiamo fatto dei cartelloni e poi abbiamo realizzato un video dove raccontavamo delle storie che abbiamo raccontato. Che cosa c'è scritto nei cartelloni? Abbiamo fatto delle schede dove c'erano i nostri racconti. Allora, raccontami di queste esperienze che hai fatto. Abbiamo fatto cartelloni e schede e abbiamo arricchito il nostro lessico. Una parola che hai imparato e che non conoscevi prima? Lessico. Lessico, già. Non sapevo il significato. Bene, qualche gioco che avete fatto tutti insieme? Giochi interattivi alla lavagna. Alla lavagna, poi questo mercato delle parole? La mia storia del mercato delle parole era che è venuta una persona e ha detto, mi ha chiesto delle parole della poesia che doveva scriverne una e cercava le parole corte e io le ho date.